pandemia è... Da diverse regioni d'Italia a Crotone per il gran serale dedicato a Faillo, il generale della Magna Grecia. Presso la palestra Scuola Guardia Crotoniata ardeva la fiamma olimpica durante i combattimenti in cui diversi atleti si sono ispirati nelle gare di MMA, grappling e K1, dei più piccoli, dove si è aggiudicata il match la piccola Enza Cavallaro, ai più grandi, con gli incontri di Serie B e di Serie A, a Vincenzo Teodoro Cavallaro il trofeo miglior combattente della serata, mentre la gara di Serie A è stata vinta da Daniele Scagliuzzi di Manduria. Tra i crotonesi anche Emanuele Mazzei con un pareggio, Michele Scino e Francesco Scarriglia che hanno vinto. È un grandissimo significato, riportare alla memoria i vecchi fasti crotoniati. Come sempre, questa volta abbiamo voluto dedicare a Faillo anche perché Gianluca ha fatto quello splendido libro e ha scoperchiato un pochettino dalla tomba un atleta, un eroe morto in battaglia per i crotoniati. È veramente una persona prima di tutto leale, è un uomo che ha amato la sua città nell'antica Magna Grecia. Diversi atleti dal centro sud Italia qui a Crotone per conoscere la nostra storia. Noi quale occasione migliore per far conoscere la nostra storia a questi atleti? Specialmente intitolando questo serale al generale Faillo, non poteva che essere veramente per noi una serata di smack. Noi siamo contenti che tutti, anzi quest'anno hanno partecipato delle nuove società sportive, e per noi questo significa aprire, che abbiamo aperto veramente le porte bene quest'anno. È stato un match di grappling, è stato favoloso perché ho messo il 100%. Comunque ho dedicato la vittoria a Ferruccio, che se la meritava perché era un nostro amico che si allenava da noi in palestra, e volevo dedicare a lui la vittoria perché per noi è stato un pezzo fondamentale della palestra, per noi quando se n'è andato è stato un colpo al cuore. Comunque è stato un bellissimo match contro un avversario di Manduria che è dalle parti della Puglia. Il match è durato pochissimo, però sicuramente è stato un bellissimo match lo stesso. Poi ora sono contento, spero di andare alle altre gare e dare sempre il mio 100% come sempre. È stato un bellissimo match, un avversario molto forte, ho lavorato a lungo per questo match e sono felice di come è andato. Come è stato l'avversario? L'avversario era molto bravo nel lavoro in piedi, e infatti io l'ho portato subito a terra dove preferisco stare. Che sensazione si prova nel ritornare nella terra di Milone e di Faillo e di vincere anche? È una forte emozione, e mi sono preparato per questi match sapendo anche di combattere con un ragazzo di più grande, e comunque io accetto sempre gli incontri e sono veramente soddisfatto della prestazione di oggi. Da Roma, ma un gradito ospite di Crotone? Sì, sono un gradito ospite, sono molto amico del maestro Antonio Parrotta, che è sempre accogliente, sempre ospitale con me, ma tra l'altro come lo sono tutti qua a Crotone. Infatti un forte ringraziamento. Dai Daniele! Dai.